Dopo la tappa di Milano si è tenuto a Napoli, nella sala consiliare di Santa Maria la Nuova, un importante incontro promosso dal consigliere delegato della città metropolitana, Rosario Ragusta, che ha avuto lo scopo di illustrare ai fornitori e alle amministrazioni locali il processo di qualificazione dei servizi cloud e con esso i contenuti del catalogo dei servizi qualificati per la PA offerti dall'Agenzia Italiana per il Digitale, struttura che opera sotto l'egida della Presidenza del Consiglio dei Ministri. È stata un'occasione dove le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, i comuni, insieme alle aziende del settore si sono trovati fianco a fianco per ragionare su quelle che sono le certificazioni che l'AGID sta proponendo sulla qualità dei servizi cloud. Quindi è stato un momento di confronto, ci sono stati anzi tanti comuni che hanno partecipato, che ringrazio soprattutto l'AGID che abbia scelto attraverso anche l'ufficio stampa della città metropolitana di designare proprio Napoli come primo di tanti lunghi incontri. Stiamo lavorando bene, abbiamo dovuto anche aggiornare i vari comuni su quello che la città metropolitana sta mettendo in campo per l'agenda digitale. È un nostro dovere e spero che la strada che abbiamo intrapreso attraverso il sindaco Luigi De Magistris e devo dire di tutto il Consiglio metropolitano sia quella giusta. La strategia cloud della PA delineata da AGID individua infatti un percorso di qualificazione per i soggetti pubblici e privati che intendono fornire questo tipo di servizi alle pubbliche amministrazioni, che prevedono il passaggio dei processi informativi delle PA da server locali a piattaforme digitali esterne. I cittadini ci guadagnano sicuramente in una efficienza, in una prontezza e una risposta ai loro servizi sicuramente maggiore, però bisogna anche correttamente osservare che i problemi dell'erogazione dei servizi sono legati anche alle procedure previste nell'erogazione di questi servizi e quindi è necessaria anche un'opera di normalizzazione delle procedure e l'informatica può aiutare in questo, anche se gli aspetti sono aspetti legislativi, normativi e quindi vanno al di là degli aspetti tecnologici. Dal 1 aprile, è stato sottolineato nel corso dei lavori, i nuovi contratti potranno essere stipulati solo se i servizi da acquistare siano stati qualificati e risultino inseriti nel catalogo realizzato per l'IPA da AGID. Attualmente il catalogo presenta oltre 150 servizi qualificati e i numeri, come hanno illustrato i relatori, sono in costante aumento. In particolare sul fronte delle infrastrutture sappiamo e notiamo che vediamo dai numeri, dai dati, che abbiamo una frammentazione enorme delle infrastrutture e proprio anche dell'impianto dei sistemi digitali. E quindi il nostro invito è quello di ingaggiare, di aiutare le amministrazioni locali a mettersi insieme, a fare fattor comune delle risorse che hanno per poi appunto provare questa migrazione verso la trasformazione in cloud dei sistemi dell'amministrazione. La strategia è in linea con gli obiettivi strategici contenuti nel nuovo piano triennale per l'informatica nella PA 2019-2021. Durante l'incontro gli esperti dell'AGID hanno risposto alle domande poste da operatori, amministratori locali e responsabili di servizi informatici dei comuni intervenuti da tutto il Mezzogiorno d'Italia. Mi è sfuggito, almeno non riesco a comprendere quali saranno i tempi e come le PA potranno eventualmente accedere all'utilizzo dei servizi e delle infrastrutture, insomma i servizi in senso lato offerti da questi enti. Allora, posso essere ancora più chiaro? I nostri applicativi gestionali del comune, fino all'anno scorso il server era nel nostro CEP, quindi applicazione client server. Poi abbiamo deciso di fare un passo in avanti, per cui adesso il server non è più da noi, è locato presso il fornitore, ci si collega quindi con l'applicativo via web. Così come è previsto dal nuovo triennale, penso che lei l'abbia letto, linea di azione 3, tra le varie attività che vengono previste a questa linea di azione che riguardano proprio gli aspetti infrastrutturali, siamo ormai molto vicini a emettere una circolare. So che noi siamo stati accusati di essere una fabbrica di circolare, insomma chi sta nelle amministrazioni sa che non è che ci si trova al bar in scarpe da tennis con la maglietta con sopra scritto Harvard
come magari alcuni attori entrati nel contesto della digitalizzazione italiana penserebbero di fare, ma insomma c'è bisogno di un livello di formalità. Insieme con il sostegno di Agid si possono arrivare, secondo me, a risultati importanti che, come ci ha insegnato l'Agenzia per l'Italia sul digitale, si potranno avere riscontri immediati, importanti, e anche a livello di costi e benefici per i cittadini e tanti servizi. Quindi grazie e buona giornata.